Cari fratelli e sorelle, tanto amati del Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme: sono lodati i Sacri Cuori di Gesù, Maria di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Si versa vino nuovo in odri nuovi. Bella l'immagine che Gesù offre della vita nuova, quella sgorgata dall'incontro con Lui. Essa non può accontentarsi di etichette, di regole, di formalità, di meriti. Come il vino nuovo, essa ribolle di gioia, della forza e freschezza, della gratuità e dello Spirito Santo. Troverà sempre nuovi modi di esprimersi. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché sei tu il vino nuovo che rallegra il nostro cuore e per questo vogliamo prepararlo per accoglierti degnamente. Lo raccogli con fede la benedizione del Signore Gesù. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito e l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, dare l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per consolarti e perdonarti. Ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre. Comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, istituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù, sia la tua anima. E per intercessione, Beata Sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente e Misericordioso il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, sii sempre calma e serena. Il mare riflette il cielo solo quando è calmo. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiate sempre. Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi.